Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal Palaferrarin, grande serata europea per il Braganza, ritorno dei quarti di finale di Coppa Cers. Il Braganza è andato, si è imposto sul Turkel per 5-4, gol di Cacao a 5 secondi dalla fine. Ora i lusitani qui per cercare di ribaltare la situazione, per cercare una finalmente conquista della Final Four di Coppa Cers. Andiamo a vedere subito quali possono essere, più breve tempo possibile, vedendo anche la pericolosità dei lusitani velocissimi. Abbiamo visto in Portogallo, attenzione che arriva la rete, la tocca appena, e Federico Ambrosio per il gol dell'1-0 dopo 3 minuti. La tocco piano appena sotto la traversa di Marco Baros ed è 1-0 per Braganza dopo 3 minuti. Quindi il risultato sblocca già la situazione, il Braganza qui al Palaferrarin. Era importantissimo riuscire a trovare il primo gol, furono proprio il Barcellona che eliminarono per 5-1 i veneti, e poi in finale attenzione alla rete, la seconda rete, ancora lui Federico Ambrosio a mettere il secondo sigillo per il Braganza. Braganza avanti come una schiaccia sassi in questa partita, già avanti 2-0. Ancora lui, ancora Federico. Questo non ha impedito però il Braganza di andare a vincere di andare a vincere la partita a Lodi proprio sabato scorso, in una per il Turkana rifarsi sotto 18 minuti e 57 secondi, e arriva la rete del numero 9, Luis Vasco. È stato non poche difficoltà il Turkana a penetrare all'interno della difesa del Braganza, e arriva la staffilata del campione, ancora lui Federico Ambrosio all'undicesimo minuto per il 3-1. Della società era quello proprio di riuscire a entrare nella Final Four. Dico, ero bravissimo però a rubare pallina 2 contro 1, attenzione fuori dallo specchio della porta centrale per Ambrosio, riesce a scavalcare il portiere, la Turkel. Prova ancora dietro porta, ancora dietro per sempre Mattias, che prova il tiro dalla distanza e trova anche la rete del 3-2 al 21esimo. Daniel Mattias a corto. Lusitani, Platero in possesso di pallina, Platero dietro porta, difesa da Barros, ancora Platero in possesso pallina, si gira traversa di Franco Platero, uno sgaria su il tiro ravvicinato di Luis Vasco. Azione con Ambrosio, Ambrosio in avanti, Jimenez, il tiro di Cocco bloccato proprio tra palo e portiere, refuso del passato, attenzione al contropiede, e anche in questo caso sgaria sul tiro di Daniel Barros. Prova Ambrosio, si fa parare però la pallina, Ambrosio da Barros, quindi fuori dallo specchio della porta. Ambrosio recupera pallina, finta il tiro Ambrosio, e arriva la rete di Jimenez, la rete della sicurezza al 21esimo. Dice che si può proseguire, questa volta para, ma poi in seconda battuta in fila, dopo che Bruno Sgarri aveva parato, lui infila alla sinistra, quindi doppietta personale per quanto riguarda Luis Vasco. 4-3 il risultato davanti, attenzione perché adesso c'è Ambrosio che ce l'ha, ma che non ci sta, vuole andare fino alla fine, attenzione al Turkel, arriva anche il tiro di Luis Vasco. Marco Barros, tutto pronto, può partire Ambrosio, è ancora in doppia battuta, non riesce, attenzione tutto lì davanti, ancora per Cacao, 2-1 ed è finale di Coppa Cers per il Braganza, che torna tra le grandi d'Europa.
Braganze batte Turkel per 4-3 grazie alle reti di Ambrosio nel primo tempo, Jimenez nel secondo tempo, dall'altra parte Luis Vasco, Daniel Mattias, di nuovo Luis Vasco per il 4-3, ma nulla è servito per la squadra lusitana. Comunque una grande partita da parte dei portoghesi, che sono riusciti a tenerla sempre viva fino alla fine. Dall'altra parte però grande concentrazione, grande determinazione da parte degli uomini di Diego Mir, che conquistano meritatamente e con qualche fatica in più rispetto ai pronostici questa semifinale di Coppa Cers.